Sì, buon pomeriggio Carmine, ben trovati a tutti dall'esterno dell'EKK Hotel. La squadra è partita poco fa per Grosseto, domani alle 14.30 il match di campionato contro l'11 Toscano che la scorsa settimana ha vinto un po' a sorpresa in trasferta sul campo del Siena. Ha parlato come al solito il tecnico Gaetano Auteri, nella prima parte dell'intervista andiamo ad ascoltare quelle che sono le condizioni della squadra, ancora una volta Galano non convocato. No, di indisponibili non ce ne sono, nel senso che più o meno hanno recuperato tutti. Memusciai ha avuto un paio di giorni di lavoro differenziato, però sta bene. E niente, stanno tutti bene, anche Ferrari, insomma, che aveva preso quella botta 10 giorni fa, si è allenato con continuità. Galano? Galano ha ripreso dopo 10 giorni di lavori differenziati, però non sta benissimo, per cui non è convocato. Carmine, in conferenza stampa si è parlato naturalmente della telefonata, del contatto che c'è stato tra il DS Matteassi e l'ex allenatore biancazzurro ancora sotto contratto Massimo Oddo. Ascoltiamo come ha risposto Auteri. Ma io non so nulla, ma voi pensate che io vado alla ricerca di queste ipotesi? A me basta quello che ha detto il presidente, quello che ha detto la società, il resto lo scrivete voi, forse voi sapete più di me, ma io ho detto, io non ho problemi, non inseguo fantasmi, non mi fa paura, i fantasmi non mi fanno paura, a me fanno paura le cose concrete, quello, ciò che mi fa paura è l'ultima partita che abbiamo fatto, un po' nervosi, un po' nevrotici, con reazioni isteriche, dove abbiamo perso un po' il filo del gioco che comunque in qualche modo ci aveva sempre contraddistinto, è quello su cui noi ci dobbiamo basare, il resto chiacchiere se le porta il vento. Auteri ha poi parlato naturalmente del Grosseto, lo ripetiamo domani alle 14.30 il match, e della condizione di alcuni giocatori, preoccupa Memusciai mentre Giannis giocherà titolare. Tutte, in questo giro sono tutte squadre solide, consistenti, hanno tutti giocatori importanti dal punto di vista proprio delle individualità, sono squadre tutte organizzate, ogni squadra ha le proprie peculiarità, le proprie caratteristiche, loro hanno cambiato anche modo di stare in campo, squadra abituata a giocare per salvarsi, cerca di evitare i play-out, quindi ritmi agonistici, quindi confronto da questo punto di vista è importante, noi dovremmo essere bravi ad accettarlo, questo tipo di confronto sul piano temperamentale, sul piano agonistico, è nelle nostre possibilità farlo, e poi provare a imporre il nostro gioco e farlo con continuità.